Tra qualche ora Tommaso Cancellotti potrebbe tornare a riabbracciare calcisticamente l'Abruzzo, stavolta però con colori diversi, perché il terzino destro che nella stagione 2019-2020 ha indossato la maglia del Teramo, il diavolo presumibilmente se lo ritroverà da avversario, visto che a breve si creerà l'accordo col Pescara di Gaetan Auteri. Per l'annuncio se ne riparlerà ad inizio settimana prossima, ma quello che è certo è che il tecnico del Pescara ha completato la corsia destra, con Cancellotti che partirà almeno nelle intenzioni un filo avanti rispetto a Zappella. Il 29enne di Gubbio dunque, dopo il successo col Perugia tornato in Serie B, rimane nella terza serie e a Pescara, dove sbarcherà a titolo definitivo, firmerà un contratto di 2 anni. 19 le presenze in campionato con la maglia del Grifo, un'annata che era iniziata a Teramo con la presenza all'esordio contro il Palermo a mercato ancora aperto prima del passaggio in Umbria. A sinistra Rasi potrebbe aver convinto tecnico e società a tesserarlo, ma i fari sono puntati su Kotali del Chievo, che ha depositato ieri il ricorso al TAR del Lazio per impugnare la decisione del collegio di garanzia del CONI che l'ha esclusa dal campionato di Serie B, ma sembra avere poche possibilità di farcela. A quel punto i giocatori sotto contratto con il Chievo sarebbero svincolati d'ufficio e il Delfino a Kotali ci sta seriamente riflettendo. Chi invece ha già salutato è Cristian Burino, che Beppe Scienza ha chiesto espressamente per la sua Pro Vercelli. L'attaccante va in Piemonte a titolo definitivo, con l'annata appena archiviata divisa tra Teramo, esperienza non positiva, e Monopoli, dove invece proprio grazie a Scienza è riuscito a riscattare una prima parte sottotono. Davanti ora manca ancora qualcosa, per la corsia esterna piace un altro ex biancorosso come Panico, che a Novara potrebbe presto vivere la stessa situazione contrattuale di Kotali in caso di decisione avversa degli organi di giustizia sportiva. Se a Pescara dunque il mercato è in piena evoluzione e a Teramo è ancora tutto fermo, la prossima settimana dovrebbe esserci qualche operazione, specie in entrata, perché l'organico a disposizione di Federico Guidi è ancora ampiamente incompleto. Saltato l'accordo tra Cianci e il Palermo, che ha preso Brunori, l'attaccante torna nei radar del Padova, che potrebbe pensare al centravanti barese per la sua prima linea. Non solo lui, perché anche Santoro, Piacentini e Diachité sono cedibili a fronte di un'offerta congrua. Il problema è che, aspettando le cessioni, gli acquisti sono ancora in stand-by. Il tecnico biancorosso ha iniziato a lavorare da qualche giorno con quelli che ha a disposizione e con gli aggregati del settore giovanile, e avrà come mission quella di rivitalizzare un gruppo nel quale alcuni di quelli che sono rimasti, come Viero e Mungo ad esempio, hanno avuto poco spazio con Massimo Paci. Ma non può bastare, perché per il suo 4-3-3 Guidi ha bisogno di esterni attacco, e se va via Santoro anche di mezzali a supporto di Andrea Rigoni, oltre che di un centravanti se Cianci salutasse. Serve un terzino sinistro, mentre a destra per il momento c'è ancora Diachité. Il DS biancorosso Carlo Musa ha un lavoro lungo, molto lungo, e con agosto alle porte neppure troppo tempo per completarlo.